Teatro San Carlo presenta la prima inaugurazione della stagione con la Bohème di Giacomo Puccini per la regia di Emma Dante, una novità assoluta per il massimo partenopeo. L'opera, con la direzione di Juraj Valčua alla guida dell'orchestra e del coro del Teatro San Carlo, andrà in scena martedì 12 ottobre alle ore 20, 5 in tutto le recite, in calendario fino al 19 ottobre per questa nuova produzione. Le scene di questo nuovo allestimento sono di Carmine Maringola, i costumi di Vanessa Sannino e le luci di Cristian Zucaro, mentre la coreografia è di Sandro Maria Campagna. A interpretare Mimì sarà Selene Zanetti, Benedetta Torre darà volto e voce a Musetta, mentre Steven Costello vestirà i panni di Rodolfo. Come annunciato ci sarà una doppia inaugurazione. Dopo la Bohème si alzerà il sipario sulla stagione 21-22 del Teatro San Carlo con Otello di Giuseppe Verdi. Per me questa Bohème è un giocattolo sonoro con un meccanismo perfetto, con tutti gli ingranaggi perfetti, ed è un giocattolo con cui puoi giocare sul serio. Quando i bambini fanno il gioco sul serio, secondo me anche gli adulti devono usare l'arte per giocare, quindi regredire ma nello stesso tempo capire delle cose e superare i tabù, crescere. I bohemian sono dei bambini, dei bambinoni all'inizio. Quando nel quarto quadro cambia completamente, come uno schiaffo, l'atmosfera, perché dal gioco, del duello, della quadriglia, del fandango, eccetera, entra Musetta e annuncia l'arrivo di Mimì, lì c'è un cambio di atmosfera pazzesco e lì capisci che loro sono diventati grandi, sono diventati adulti. Quindi giocattolo in senso di mezzo per poter giocare sul serio e cambiare la propria, cioè diventare adulti. È la prima volta a San Carlo e spero non l'ultima, perché è un teatro straordinario dove mi sono trovata benissimo, dove ho lavorato con tutte le maestranze, con tutti i lavoratori dello spettacolo sul palcoscenico, fuori dal palcoscenico, cioè con un'intesa incredibile. È una passione che raramente io trovo nei teatri. Sono io, quando ero sovrintendente e direttore artistico alla Scala di Milano, che ho chiamato e che gli ho fatto la proposta di fare la sua prima regia nel mondo della lirica. Io ovviamente avevo visto il suo teatro, che mi piaceva molto, e quindi l'ho chiamato e gli ho fatto una proposta. Era molto sorpresa che lui chiamo di fare il 7 dicembre alla Scala di Milano, però lei ha fatto un Carmen strepitosa e poi da lì fino a oggi ha avuto già una carriera internazionale nel mondo della lirica.